Malgioglio e il melanoma, il ministro Lorenzin accoglie la richiesta. Grande Fratello VIP, l'ex concorrente Cristiano Malgioglio diventerà il nuovo testimonial contro il melanoma. Il cantante Cristiano Malgioglio è stato uno dei concorrenti VIP più amati durante questa edizione del Grande Fratello, sebbene nella puntata di ieri sia stato eliminato durante la nomination contro Ivana. La sua simpatia e la sua spontaneità lo hanno reso noto anche a un pubblico costituito da giovani. Il cantante, consapevole della popolarità acquisita grazie al reality show, ha deciso di lanciare dei messaggi importanti e di proporsi come testimonial contro il melanoma. Malgioglio ha combattuto in prima persona questa malattia e ha raccontato la sua esperienza durante un confessionale. Malgioglio aveva scoperto di avere un melanoma a causa di un neo. Il cantante ed ex concorrente del Grande Fratello VIP Malgioglio aveva scoperto di avere un melanoma a causa di un neo. Il cantante ha raccontato la sua esperienza ed ha ringraziato tutta l'equipe medica che lo aveva sostenuto. Cristiano quindi si era proposto come nuovo testimonial contro il melanoma e la sua richiesta è stata accolta prontamente dal ministro Beatrice Lorenzin. Quest'ultima attraverso un video ha mostrato la sua approvazione e la voglia di collaborare quanto prima con il cantante. Lorenzin ha scritto: "Accolgo con favore la proposta di Cristiano Malgioglio, lanciata al GF, per fare da testimonial ad una campagna del Ministero della Salute sul melanoma, malattia che si combatte soprattutto con prevenzione e costante monitoraggio". Malgioglio pronto per questa nuova sfida. Il cantante Malgioglio si è mostrato molto lieto della tempestiva risposta della Lorenzin, e ha dichiarato di contattarla quanto prima per realizzare questo progetto. Malgioglio ha intenzione di sfruttare al meglio la popolarità che in questo momento gode e intende lanciare dei messaggi importanti, tra cui la prevenzione contro questa malattia. Cristiano infatti intende invogliare tutti i giovani a non sottovalutare, come lui, il rischio che tale malattia possa nascondersi dietro a dei semplici nei. Presto quindi vedremo il cantante ricoprire questo nuovo ruolo in collaborazione con il Ministero della Salute.